Nella seduta dell'11 marzo il Consiglio regionale ha approvato la legge sulla montagna che interessa 532 comuni piemontesi su 1206 e circa 800.000 abitanti. Con la nuova norma i comuni montani, aggregandosi tra loro, costituiranno le unioni montane. I capigruppo hanno esaminato i due decreti che indicano e regolano le elezioni regionali emanati dal Presidente della Giunta in ottemperanza alla sentenza del TAR Piemonte del 6 marzo 2014. La consultazione per eleggere il nuovo governo piemontese avverrà il prossimo 25 maggio. Le origini sotto il regno di Vittorio Emanuele I, 1814-1821, e la prima di tre conferenze sul tema I Carabinieri dal Regno di Sardegna al Regno d'Italia, promosse dal Consiglio regionale in collaborazione con la Deputazione Subalpina di Storia Patria. Nel 55esimo anniversario dell'insurrezione di Lhasa, l'Associazione per il Tibet e i diritti umani del Consiglio regionale ha organizzato a Palazzo Lascaris il convegno Il fuoco dimenticato, le autoimmolazioni in Tibet. La consulta delle elette del Piemonte ha pubblicato su crpiemonte.tv le registrazioni audio e video dei 5 incontri formativi protagoniste nei governi locali che si sono svolti da settembre a dicembre 2013 in tutte le province del Piemonte. È stato presentato a Palazzo Lascaris a cura di CNA Piemonte in collaborazione con ISMEL il libro Le leggi delle donne che hanno cambiato l'Italia. Il volume ricorda la battaglia per il diritto di voto e le madri della nostra Repubblica, le donne elette nell'Assemblea Costituente.